Ciao a tutti e benvenuti sul canale, benvenuti nello specifico ad una guida per Wolong Fallen Dynasty, una guida in cui vi presento una build che ho creato che ritengo essere molto molto forte e soprattutto molto semplice da utilizzare. Ovviamente questa è una build che io vi propongo adesso che sono a più di metà del gioco, anzi verso la fine in realtà, ma voi delle versioni magari più limitate dal punto di vista di punti da investire nelle varie virtù, la potete iniziare a fare da subito, anche perché le stregonerie che dobbiamo usare non sono molto potenti e quindi potete usarle fin da subito. Allora, prima di iniziare, ovviamente vi ricordo di mettere like al video, che è una cosa che aiuta un sacco, quindi grazie per il like e seguitemi anche su Twitch perché vado in live praticamente tutti i giorni portando anche, tra le altre cose, Wolong Fallen Dynasty. Quindi in descrizione trovate il link per seguirmi su Twitch. Ora, come funziona questa build? Questa build è una build che vi consente di recuperare costantemente vita mentre combattete e di essere molto resistenti. Infatti avremo tanti HP e avremo anche delle armature molto pesanti che ci consentono di resistere tanto ai colpi nemici. Allora, iniziamo parlando delle virtù, così potete vedere come ho distribuito i punti. Allora, ho messo 24 in virtù legno, 10 in virtù fuoco e 20 in virtù terra, perché adesso sono a livello 52. Quindi ho messo effettivamente principalmente punti in legno e terra, per quello che vi dicevo, perché legno ci dà HP, il che è molto importante per questa build, e terra invece ci aumenta il peso massimo dell'equipaggiamento che possiamo portare, consentendoci quindi di indossare armature molto molto pesanti che difendono tanto, senza però farci incappare nel problema di quando abbiamo l'equipaggiamento pesante, perché non so se avete visto il mio video sugli 8 consigli per iniziare, ma lì vi dicevo che se avete l'equipaggiamento pesante, invece della deviazione, vi parte direttamente la rotolata, ok? Quindi cercate di non far mai superare, vedete il peso dell'equipaggiamento che io ho in basso, 84%, vedete, giallo, cercate di non fargli mai superare il 100%, perché se succede è un problema perché non avete più la schivata, che come sapete è molto importante in Wolong Fallen Dynasty, anche se con questa build cerchiamo di non darle così tanta importanza. Quindi, virtù legno e virtù terra principalmente, un po' di punti anche in virtù fuoco perché vogliamo anche attaccare tanto e virtù fuoco ci dà la possibilità di aumentare il nostro spirito quando attacchiamo. Quindi, siccome a noi servirà parecchio spirito, come vedrete, la cosa migliore per ottenerlo con questo setup è quello di attaccare e capirete presto perché, perché questa è una build che gira tutta attorno al continuare ad attaccare mentre si recupera vita. E adesso vi spiego come si fa. Allora, il setup è questo. La cosa da mostrarvi in realtà è principalmente l'utilizzo delle stregonerie. Poi dopo vediamo anche armatura e tutto il resto, non vi preoccupate. Le stregonerie che io ho scelto sono queste qua, che adesso vi faccio vedere. Ovvero, respiro interno, che poi vedremo perché, ma assorbi vitalità è la più importante. Praticamente con questa noi possiamo recuperare HP, cioè salute, mentre picchiamo i nemici. Cioè ogni colpo andato a segno ci fa recuperare un po' di vita. E poi abbiamo anche difesa migliorata, che ci consente invece di, ok, avere una difesa migliorata e di subire meno danni dai nemici, ma anche di non indietreggiare, cioè i nemici non ci possono interrompere mentre attacchiamo, a meno che non usino un attacco super potente, ma a volte manco quelli ti fanno indietreggiare quando hai difesa migliorata attiva. Quindi l'idea è questa, che tu attivi difesa migliorata, attivi, assorbi vitalità e poi vai a combattere, ovvero attacchi direttamente senza nemmeno stare a pensare a quello che fai, perché difficilmente puoi essere interrotto e con ogni attacco recuperi vita, ok? Ovviamente è importante avere tutte e due le spell attive contemporaneamente perché se non hai, per esempio, una difesa migliorata che ti consente di non venire interrotto, tu praticamente non puoi attaccare sempre perché puoi venire interrotto da nemici, ok? Ed è importante attaccare sempre perché attaccando sempre recuperi vita con assorbi vitalità, ok? Questa è la teoria dietro queste stregonerie. Adesso vediamo anche le altre, però, perché
Oltre a queste due che sono fondamentali, difesa migliorata e assorbi vitalità che potete sbloccare praticamente all'inizio del gioco, queste sono di legno ovviamente, quelle verdi, mentre quelle marroni sono di terra. Poi ce n'è un'altra fondamentale che è respiro interno. Aumenta l'accumulo dell'indicatore della bestia divina, cioè voi attaccando accumulerete più indicatore di bestia divina. Ok? Sapete che vi serve avere l'indicatore bestia divina pieno per poter utilizzare appunto la bestia divina. E perché è importante per questa build la bestia divina? Perché la bestia divina che ho scelto è Kinglong, cioè il drago azzurro che ci cura, crea un'area attorno a noi, all'interno della quale noi veniamo curati costantemente. Questo significa che contro boss o nei momenti più difficili noi possiamo usare quest'area di cura all'interno della quale noi veniamo praticamente sempre curati. E se poi usiamo anche difesa migliorata e assorbi vitalità, noi possiamo continuare a picchiare i nemici mentre siamo all'interno di quest'area senza praticamente ricevere danni. Ovvero i danni li riceviamo, ma poi ci curiamo sia con assorbi vitalità che con la cura d'area di Kinglong della bestia divina, che adesso, tra parentesi, vi faccio vedere. Per impostarla bisogna andare su preparativi battaglia e imposta la bestia divina. Eccola qua, King Long. Ok? Quindi questa è quella che dovete utilizzare per questa build. È molto molto forte. Adesso vediamo anche armi e armature, perché anche questi hanno la loro importanza. Non devo riposare per vedere le armi e le armature, scusate. Basta che vado su equipaggiamento e vi faccio vedere. Allora, ovviamente, siccome le statistiche principali che abbiamo sono legno e terra, dobbiamo cercare delle armi che scalino con legno e terra. Ok? Io ho scelto il giavellotto cavalleria che scala A con legno, quindi tantissimo, e D con terra non è tanto, però comunque è uno scaling molto buono per la build che stiamo facendo. Potete anche usare lo spiedo da guerra di ferro che scala C con terra e D con legno, ma A con fuoco. In questo modo potete dare magari qualche punticino in più in virtù fuoco per avere un danno un po' più alto. Effettivamente io ho tanti punti investiti in terra, forse un po' troppi, perché quelli che mi servono investiti in terra sono effettivamente quelli che ci consentono di portare un equipaggiamento, un'armatura, anzi, pesante. Quindi in realtà potremmo, per migliorare ancora la build, cercare di investire meno punti in terra e un po' di più in virtù fuoco, così da poter utilizzare lo spiedo da guerra di ferro, che scala molto bene con tutte le statistiche che abbiamo. Comunque, queste sono le armi che vi consiglio. E quindi le armi sono queste, però come vedete ci sono anche gli effetti speciali in basso: perdita di spirito per guardia, recupero PS, aumento valore bestia divina. Bene, questi sono fondamentali. Questi sono fondamentali perché ci consentono di aumentare tutte quelle caratteristiche che ci servono per far funzionare la build. Adesso andiamo al villaggio e vi faccio vedere un po' come settare queste armi. Una volta proseguita l'avventura per un po', sbloccherete questo villaggio. Questa è la parte proprio centrale. Se voi andate a destra, trovate in basso il fabbro, o meglio la fabbra. La fabbra ci consente di fare l'incastonatura, oltre che ovviamente di potenziare le armi. L'incastonatura consiste nel scegliere degli slot, vedete questi in basso, degli slot nei quali incastonare delle caratteristiche. Io se voglio, per esempio, potrei togliere questo recupero PS e metterci qualcos'altro. Ora non tolgo nulla perché non voglio cambiare la mia build, però ad esempio vi posso far vedere qua su il falcione, per esempio. Scegli slot per incastonatura, togliamo, che ne so, la perdita, scusate, di forza vitale alla morte come caratteristica e possiamo inserirne un'altra al suo posto. Io vi consiglio assolutamente di inserire sempre recupero PS che aumenta il ripristino di punti salute, quindi quando voi usate assorbi vitalità
la quantità di salute che recuperate aumenta, e un altro molto importante è aumento valore bestia divina. Questi due dovete metterli in tutti i pezzi di equipaggiamento che usate: recupero PS, aumento valore bestia divina. Infatti, se vedete, queste sono le mie armi: il giavellotto cavalleria ha recupero PS e aumento valore bestia divina, oltre che danni marziali. L'arco di bambù ha altre cose, va bene, perché effettivamente non lo uso quasi mai. Lo spiedo da guerra di ferro ha recupero PS, aumento valore bestia divina. Queste due caratteristiche non le dovete mettere solo sulle armi, ma anche sulle armature. Infatti, se vedete, aumento valore bestia divina e recupero PS, e ho messo anche PS, quindi aumenta la salute massima. E questa cosa, se vedete, ho cercato di metterla in tutti i pezzi di equipaggiamento che uso. Non avevo abbastanza soldi per poterla mettere anche qua sulle manopole, ma presto la metterò anche qua. Quindi recupero PS, aumento valore bestia divina, questi sono fondamentali. Aumento valore bestia divina ci consente di aumentare la quantità di incremento dell'indicatore della bestia divina quando attacchiamo o qualsiasi azione facciamo che aumenti la bestia divina, così abbiamo più spesso accesso alla bestia divina, che come avete visto è fondamentale per questa build. Ok, quindi questo è quello che dovete fare con l'equipaggiamento. Quindi avete armi, armature, ve le ho spiegate, le stregonerie, la bestia divina. Ora bisognerebbe parlare anche delle arti marziali. La questione qual è? Che io non ho trovato arti marziali particolarmente interessanti, e quindi sto usando quelle che stavano sull'arma, ok? Non sono sicuramente tra le più forti. Questa è abbastanza forte in realtà, specialmente per quest'ultimo colpo, però ecco, vi consiglio in realtà di cercarvene alcune che vi piacciono. Questa è la cosa fondamentale: vi devono piacere e devono essere facili da utilizzare, meglio se siano un colpo solo. Io infatti qua ho tantissime, vedete, questo fa 700 colpi, ma in realtà potrebbe anche venir interrotto mentre fa tutta questa combo. Ovviamente se usate difesa migliorata questa cosa non succede, però ci sono delle fasi di combattimento in cui non abbiamo difesa migliorata e diventa veramente difficile usare queste arti marziali. Cambiando arma, su quest'altra arma ho questa, che anche questa è un po' difficile da usare perché c'è quella parte iniziale che è un po' lenta, e poi ho quest'altra che invece non ha proprio senso. Quindi bisogna che trovate delle arti marziali buone. Per trovarle, in realtà, l'unica cosa da fare è farmare le armi, cioè ogni arma che vi viene data ha delle abilità, delle arti marziali già innestate su di essa e non le possiamo cambiare. Quindi magari farmando trovate un giavellotto cavalleria con delle armi, arti marziali migliori di queste. Però ecco, c'è sempre la possibilità che non lo troviate e che quindi dobbiate accontentarvi delle arti marziali che avete. Ma questa build non gira più di tanto attorno alle arti marziali, come avrete visto, ma semplicemente con picchiare il nemico e recuperare salute mentre lo si fa. Quindi questo è più o meno come funziona questa build. Spero che vi sia stata d'aiuto. Fatemi sapere se volete altri video con altre build, perché ne sto sperimentando un altro paio, anche perché, se non lo sapete, ho fatto un video anche al riguardo. Ad un certo punto sbloccherete la possibilità, parlando con questo vecchietto al villaggio, di azzerare i parametri, quindi di rifare la build. Io per esempio, se voglio adesso, tolgo tutti i punti fuoco e li metto tutti su terra, per esempio. Lo posso fare sempre e gratuitamente, oltretutto. Quindi questa è una cosa che insomma è molto utile se volete provare varie build, e che vi consente ovviamente di sperimentare molto. Detto ciò, raga, io vi ringrazio per aver visto il video. Noi ci vediamo alla prossima. D'altra guida su Volong, un video su Bleak Fate Forsaken, che è un altro gioco molto interessante in uscita. Ma ci vediamo presto. Ciao, raga.